E oggi a Mattina Live siamo in compagnia di un grande uomo del teatro, luogo che ha calcato per tantissimi anni con la storica Compagnia del Bagaglino e che ancora oggi calca con uno spettacolo che è al centro proprio lo humor di quegli anni. Non solo teatro però, perché nella sua carriera abbiamo avuto modo di applaudirlo e apprezzarlo attraverso la TV e attraverso serie di grande successo come Vivere, Distretto di Polizia, la miniserie TV Il Papa Buono di Ricky Tognazzi. Con noi oggi a Mattina Live il piacere di avere Gianluca Ramazzotti. Ciao Gianluca, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, un piacere averti qui con noi a Mattina Live e se sei d'accordo io partirei proprio dal progetto che ti vede protagonista con lo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa, e che sta riscuotendo grandissimo successo in tutta Italia ed è una riedizione del celebre spettacolo ideato dalla ditta Dorelli Quattrini Guida. Sì, Carinè e Giovannini soprattutto, erano loro che hanno portato in Italia questo testo e a distanza di 40 anni lo rifacciamo, è un'edizione importante con tanti artisti, c'è Antonio Catania, Paola Quattrini, Paola Barale, Nini Salerno, insomma è veramente una compagnia numerosa di questi tempi, sono 10 artisti sul palcoscenico, 6 tecnici, siamo al Teatro Quirino di Roma e andiamo avanti fino al 27, sta crescendo molto, sapete, nonostante la pandemia i teatri in questo momento hanno riaperto già da diversi mesi e il pubblico sta prendendo confidenza, prendendo fiducia e questo si fa molto piacere. Questa è una compagnia molto, molto importante, è anche un grande successo, un titolo che tutti conoscono e si ride molto di questi tempi, ridere penso che sia la cosa più esatto, importante. Abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di leggerezza, tra l'altro siamo felici effettivamente che lo spettacolo stia ricevendo tanto successo in tutta Italia, che stia crescendo sempre di più, ma soprattutto che ci sia tanta voglia, no, di ritornare al teatro, certo, e che il pubblico risponda. Tra l'altro ecco, uno spettacolo che ieri sì è stato molto apprezzato, ma oggi ancora di più. Allora io ti chiedo, qual è il riadattamento alla originalità dell'opera e soprattutto perché è così attuale questo show? Ma è un evergreen, perché è una macchina da guerra, cioè allora di per sé la storia è molto semplice, si parla di corna, c'è un ministro della Repubblica che si vuole intrattenere i rapporti in questo grande hotel, che è l'Hotel Palace di Roma, con una segretaria della FAO, però nello stesso momento lui vive nell'hotel con la moglie che è Paola Quattrini, il ministro è Antonio Catania, e chiede al portaborse del ministro, cioè al sottoscritto, di dare un nome falso e di prenotare una doppia nello stesso albergo per intrattenersi appunto in questo mezzo pomeriggio con questa segretaria che è Paola Barale, tra l'altro. E per un gioco degli equivoci vengono confusi i nomi, per cui ci si ritrova tutti nello stesso albergo, un po' tipo l'albergo del libero scambio. Però è una commedia fortissima perché è scritta benissimo, è stata attualizzata da Luigi Russo nella versione originale di Yaya Fiastri, per cui i nomi dei politici sono quelli che tutti noi conosciamo, i partiti sono quelli, quindi c'è un riadattamento solo sulla società odierna. Quindi diciamo che le tematiche poi non è che siano cambiate molte, Gianluca, in realtà ci ritroviamo in queste dinamiche. No, però si ride molto perché la commedia è veramente formidabile, è proprio una macchina incredibile, poi è recitata molto molto bene. Difficile vedere questo genere di commedie recitate in questo modo da attori di fuori classe, insomma. Beh, complimenti. Poi vederci tutti insieme, tutti attori più o meno noti, conosciuti. È di grande effetto e per l'appunto dopo insieme. La pandemia è un'occasione che ci permette di ritrovare un cast degno di tutto lo spessore. Assolutamente. Poi siamo ancora, siamo ancora nel weekend a Roma, quindi poi abbiamo ancora tutta la prossima settimana e poi andiamo a Milano al Teatro Manzoni, quindi insomma c'è veramente un
una grande richiesta su questo spettacolo, questo siamo molto contenti. Beh, complimenti davvero per questo tour straordinario che pulla appunto conoscere le tappe del nostro bel paese. Intanto, ecco, tanta comicità e che ti riportano anche a quelli che sono stati i tuoi primi successi. Quindi, se sei d'accordo, facciamo anche un passettino indietro, perché ti ricordiamo nella storica Compagnia del Bagaglino, che anni sono stati quelli? Ecco, qual è l'esperienza che ricordi con maggiore affetto e che possiamo raccontare anche oggi al nostro pubblico di Mattina Live? Siamo stati insieme 9 anni, ma quello è un gruppo formato da Pier Francesco Pingitore, che ha fatto la storia del varietà televisivo, è stato sulla Breccia dell'Onda per anni. Io ho fatto gli ultimi 9 anni, 10 anni, quindi ho avuto la fortuna di conoscerli tutti uno per uno, e devo dire che era un gruppo storico. Ha fatto scuola quel gruppo, ha fatto scuola. Io non rinnego assolutamente, anzi, se domani mattina si ritornassi a fare quell'esperienza, io la farei di corsa, perché è un'esperienza incredibile. Quando ancora gli autori scrivevano 80 pagine a settimana di copione ed era tutto scritto, devo dire che questa cosa in televisione si è persa completamente. Lo stesso Zelig, gli artisti scrivono i propri pezzi, mentre qui c'era proprio un pool autorale che scriveva. E invece adesso sono tutti grandi scalettatori, ma già da tanti anni che è così. Pensi che tutti sia scaletti. Ecco, pensi che non si possa più tornare a quel tipo di comicità, nel senso, oggi che cosa rimane? Si dovrebbe tornare. Allora, la comicità cambia. Esatto, cosa cambia? Con l'evoluzione. Quello che si deve fare è prendere un pool di autori bravi, e ce ne sono in Italia, anche dal teatro, cose eccetera, e scrivere come si faceva negli anni 60, 70 e negli anni 80 e fine 90. Cioè è andato a scemare la scrittura televisiva, mentre i grandi del passato scrivevano, ed erano grandi che scrivevano per il teatro, per il cinema, per la televisione. Allora bisognerebbe riunire i nuovi grandi della televisione, del cinema e del teatro, e metterli insieme in vari pacchetti televisivi, e sono sicuro che si vedrebbero cose molto molto superiori di qualità rispetto a quelle che vediamo adesso. Ripeto, non c'è un programma scritto. Cioè, io leggo tipo 10 autori in un programma, ma sono tutti grandi scalettatori, tutti grandi portatori di idee, ma nessuno scrive. Scrivere proprio, scrivere le parole, metterle proprio in bocca alle persone. E questa è l'occasione, Gianluca, per fare in modo che possa ritornare, ecco, questo aspetto, no, anche della comicità, considerato per l'appunto la dimensione, il momento dello spettacolo italiano. Beh, ma io dico proprio questo, cioè il andare a scovare gli autori del cinema forti, televisivi, dico teatrali, metterli insieme, e ce ne sono, e fare prodotti televisivi di livello, si può fare. Perché le fiction funzionano? Perché le fiction sono scritte, sceneggiate, curate in un certo modo, cosa che non si può dire di spettacoli televisivi. Cioè è tutto un grande, è sempre un reality, è sempre un... Non a caso, esatto Gianluca, non a caso tu prendi parte proprio a questa serie di successo, Il Papa Buono di Ricky Tognazzi. Ma questa è una vecchia serie di successo, ma ce ne sono tante altre di successo che fa anche di oggi. Questa è una serie di 15 anni fa, ma ci sono serie anche adesso, basta accendere tra Canale 5 e Rai, sicuramente più la Rai, che costruisce dei prodotti di qualità, ma anche Canale 5. Quindi sicuramente la fiction è scritta in un modo per cui c'è uno sviluppo. Ecco, se facessero così anche per gli spettacoli dal vivo, quelli, parlo, televisivi, sicuramente ci sarebbe più un livello più alto. Ecco, questo è il discorso. Invece non si scomodano, io leggo che ci sono autori che vengono presi dalla televisione, e invece no, bisogna prendere autori da altri settori e portarli a scrivere per la televisione. Puntare insomma sulla qualità. Intanto si può fare.
Si può fare ed è quello che in realtà noi ci auguriamo che possa accadere. Intanto grazie della tua disponibilità, sono stata davvero felicissima di averti conosciuto, sei una bellissima persona, hai tanto davvero da insegnare. Intanto ricordiamo l'appuntamento al nostro pubblico di Mattina Live, se devi dire una bugia dilla grossa, questo spettacolo con un tour davvero che conoscere tappe in tutta Italia, protagonista un cast d'eccezione ma soprattutto Gianluca Ramazzotti, grazie di essere stato con noi Gianluca. Grazie a voi, buona mattina a tutti. Ti aspettiamo presto a Napoli. Restate con Mattina Live, piccolo break.